Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video delle Nintendo News. Allora, per quanto riguarda le news Nintendo in generale, abbiamo molte notizie succulente. Allora, il Games Week sta per aprire le sue porte a Milano dal 4 al 6 novembre e Nintendo è pronta a essere tra i protagonisti. Questo straordinario evento offrirà la possibilità di giocare, in molti casi in anteprima, ai titoli che renderanno stellare il Natale 2011. Qui si potranno provare i seguenti titoli: Super Mario 3D Land per Nintendo 3DS, Mario Kart 7 per Nintendo 3DS, Super Pokémon Rumble per Nintendo 3DS, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D per il Nintendo 3DS e The Legend of Zelda Skyward Sword Wii. Poi Xenoblade Chronicles per la Wii, Mario & Sonic e Giochi Olimpici di Londra 2012 per la Wii, Go Vacation per la Wii, Dragon Quest Monster Joker 2, Nintendo DS, Pokémon versione bianca e Pokémon versione nera, Nintendo DS e il Professor Layton e il Richiamo dello Spettro, sempre per il Nintendo DS. Ma lo stand Nintendo offrirà molto altro. Preparati a dimostrare le tue abilità nei numerosissimi tornei, anche Pokémon, che animeranno tutte le giornate della manifestazione e che consentono di vincere gadget e premi esclusivi. Nella giornata di sabato 5 sarai anche trascinata dalla coinvolgente partecipazione di Valentina Correani, VJ di MTV, mentre domenica 6 toccherà a Giuliana Moreira, la nota presentatrice TV, il piacere di intrattenere tutti i partecipanti. Tante le novità anche per gli amanti della musica. Sabato pomeriggio Valentina presenterà infatti anche uno showcase dal vivo del gruppo emergente Useless Wooden Toys e lascerà in anteprima assoluta il nuovo video dei Dragonette. Nelle stesse due giornate avranno inoltre luogo le finali delle Olimpiadi di Mario, il torneo itinerante che ha girato tutta l'Italia alla ricerca dei migliori giocatori di New Super Mario Bros. Wii e Mario Kart Wii. A partire dalle ore 14 del 5 novembre saranno i campioni di New Super Mario Bros. Wii a contendersi lo scettro, mentre dalla stessa ora, dal 6 novembre, sarà la volta di quelli di Mario Kart Wii, in entrambi i casi presso lo stand Nintendo. Non vorrai certo perderti queste sfide dall'alto tasso di adrenalina. Per finire nell'anno del 25esimo compleanno di The Legend of Zelda, potrai lasciarti affascinare dai dettagli di questa straordinaria saga, esposti con competenza da Roberto Magistretti, giornalista di testate del calibro di La Repubblica e la rivista ufficiale Nintendo. La conferenza dal titolo La storia di Zelda, 25 anni di grandi emozioni, si terrà presso la sala conferenza venerdì 4 dalle ore 12 e sabato 5 alle ore 17. Poi grandi novità per il Nintendo 3DS. Sono in arrivo a novembre e dicembre, sono in arrivo nuove confezioni e nuovi colori per il Nintendo 3DS. Una bianca con il gioco Super Mario 3D Land incluso e una rosa con Nintendo Dogs più cat che la Nintendo propone al pubblico femminile. Per quanto riguarda i Pokémon nei videogiochi, è stata rivelata tramite il club allenatori di Pokémon del sito ufficiale Pokémon americano la password per ottenere uno speciale Pokémon giocattolo di forza 650 e con la mossa con Kilama. La password è 7403-2240, mentre tramite il servizio Spot Pass del Nintendo 3DS è stata rivelata la password per ottenere uno speciale Pokégiocattolo Gallade. La password è 3535-6928. Il sito ufficiale Amazon ha annunciato la password per ottenere nel gioco la Pokégiocattolo Tornadus con la mossa Tifone. La password è 0250-7321. Tramite il canale Nintendo della Wii è stata rivelata la password per ottenere un Gliscor di forza 1400 con la mossa Forbice X. La password è 96257845. Per quanto riguarda la versione giapponese del gioco,
Il club Daisuki, il club giapponese dedicato ai Pokémon, ha rivelato la password per ottenere il Pokégiocattolo di Emboar di forza 2100 e con una mossa chiamata Spinta il Fuoco. La sua password è 89027356. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che sarà rivelato un nuovo videogioco Pokémon che uscirà in Giappone in primavera. Pokémon Grigio? I remake di Rubino e Zaffiro? Continuate a seguirci per ulteriori informazioni. Inoltre sono stati annunciati due nuovi eventi riguardanti il Pokémon Global Link giapponese. Il 17 novembre sarà rilasciata in Giappone una nuova guida di strategia, in cui saranno contenuti tutti i dettagli sui Pokémon, comprese le loro mosse e vari dettagli sul Dream World. All'interno si troverà una password per ottenere uno speciale Altaria con l'abilità Nascosta Antimeteo. La sua pre-evoluzione Swablu però si trova già normalmente con l'abilità Antimeteo nell'area Settimo Cielo del mondo Risogni. In Giappone è stato annunciato un nuovo sondaggio del Pokémon Global Link, in cui i giocatori dovranno votare uno dei 15 Pokémon presenti nelle copertine dei videogiochi della serie principali degli ultimi 15 anni, ovvero Charizard, Venusaur, Blastoise, Pikachu, Lugia, Ho-Oh, Suicune, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram e Zekrom. Si potrà votare dal 12 novembre al 25 dicembre e il Pokémon più votato sarà distribuito tramite il Global Link dal 10 febbraio 2012 al 27 febbraio 2012. Per quanto riguarda le anime, il magazine giapponese Dengeki ha confermato un nuovo episodio della serie Pokémon Best Wishes, precedentemente rivelato alcune settimane fa per un errore di una guida TV giapponese. Si tratta dell'episodio BV057, dal titolo Il veloce eroe Selgor contro l'uomo Cryogenal, che andrà in onda in Giappone il 24 novembre. Inoltre è andato in onda un nuovo episodio del quale vi faremo un riassunto. In questo episodio vediamo i nostri eroi in viaggio che guardano un trio di Pokémon Cactus, i Maractus. Il loro allenatore li sta allenando per il Pokémon Musical, la competizione che si svolgerà a Sciroccopoli di lì a breve. Immediatamente Ash, Iris e Spighetto, mandato fuori Axew, Pinsay e Joshuot per poterli addestrare e per poter partecipare anche loro al Pokémon Musical. Ma i tre Maractus non sono molto bravi, allora Ash decide di affrontarli in una lotta in triplo, mandando Pikachu, Tepig e Snivy. I Maractus sembrano fare progressi e riescono nel loro intento. L'indomani è il grande giorno della gara. Le Maractus durante l'allenamento sembrano avere dei problemi, fino a quando uno Scolipad li attacca e per difendersi riescono a fare correttamente il loro numero. Successivamente si esibiscono e il loro numero riscuote un gran successo. L'episodio finisce con Ash e i suoi amici che salutano Maractus e il suo allenatore. Per quanto riguarda il trading card game, è prevista l'uscita in Giappone di un set chiamato Dragon Selection, nel quale potrebbe essere introdotto nel trading card game il tipo drago, che fino a questo momento non esisteva. Inoltre in Germania è prevista l'uscita della Caracho Collection, dedicata ai Pokémon leggendari Latios e Latias. Altri giochi. È disponibile sul Nintendo eShop il download di The Legend of Zelda Four Sword Anniversary Edition, il quale è un remake del gioco per GameCube omonimo. In questo gioco troviamo infatti i vecchi livelli, ma anche dei nuovi aggiunti. Ovviamente, come il predecessore, è stato sviluppato per due o più giocatori, ma non c'è problema. Se non si dispone di un amico, si può ricorrere ad un personaggio che muovi tu stesso insieme al primo. Ricordiamo che tutti i link sono in descrizione. Vi auguro di passare una buona domenica. Commentate, votate ed iscrivetevi. Ciao a tutti!